oh mm -hmm. Yeah. Buongiorno a tutti, eh, abbiamo visto nella pericope precedente l'unzione di Betania eh, dove è successo un fatto che si interessa anche per spiegare la pericope di oggi, cioè quando Maria e fonde l'inguento sul capo del Signore per onorarlo, per venerarlo, e lo fa in vista della sua sepoltura, senza saperlo probabilmente. C'è una reazione dei discepoli che ci racconta Matteo, che si indignano con la donna, e dicono ma si poteva venderlo a caro prezzo e dare i soldi ai poveri. Ecco, secondo Matteo erano alcuni dei presenti nella casa che seguivano Gesù, ecco, ma secondo Giovanni, ehm, chi fa questa obiezione alla donna era Giuda Iscariota. Allora Giudice Cariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: Perché quest'olio profumato non si è venduto per 300 denari, per poi darli ai poveri? Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro. E siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Allora eh, seguiamo Matteo. Ecco, anche se ci serve questo passaggio di Giovanni, eh, perché certamente eh, Giuda era uno di quelli, non si sa se, era, fu, se fosse stato solo Giuda a fare quell'obiezione o fossero stati anche altri, probabilmente ce n'erano anche degli altri, ma eh, indubbiamente secondo i Vangeli Giuda era uno di quelli ecco, che pensava... Come si dice il Vangelo di Giovanni, di vendere quell'inguento lingu, quel eh, preziosissimo per farne del denaro che poi lui rubava, perché si dice Giovanni che aveva la cassa e prendeva ciò che vi mettevano dentro. Ecco allora sappiamo che Giuda era uno dei dodici, uno dei più vicini al Signore, i dodici erano quelli che erano destinati a, a prendere le redini della comunità cristiana. Ecco, e Giuda faceva proprio parte di quel numero. Ecco, Giuda scariota non, non si sa bene mh, che cosa voglia dire, ma probabilmente vuol dire. Mh, proveniente, altri, Giovanni di, San Giovanni dice Giuda di Simone eh, l'Iscariota, eh, probabilmente proveniva da una città, Keriot, che era a sud della Giudea. Eh, si potrebbe tradurre Ish Keriot dall'aramaico e dall'ebraico che vuol dire uomo di Keriot, cioè della città di Keriot. Ma quello che ci interessa di più è il fatto che, che Giuda era un giudeo, stando a questo nome di provenienza, e quindi era della stessa tribù di Gesù. Quindi il tradimento è, è, è ancora più, più grave. Ecco, questo, questo è il primo elemento. E andò dai sommi sacerdoti Giuda e disse, che cosa volete darmi io lo, e io ve lo consegnerò. E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Ecco allora non sappiamo se Giuda sapeva del complotto che ci ha raccontato Matteo precedentemente però indubbiamente sapeva che, che Gesù dava fastidio alla gerarchia religiosa e già altre volte, come ci dice il Vangelo di Giovanni, avevano tentato di arrestarlo. E, e perciò Giuda va dai sommi sacerdoti addirittura, eh, dai grandi capi del giudaismo, e gli dice, ex brutto, cioè senza, senza preamboli, che cosa volete darmi? E io ve lo consegnerò. Ecco, e, Giuda è in cerca di denaro. Ecco, anche il fatto che non ci sia una trattativa, eh, quelli subito, dice subito dopo, gli fissarono 30 monete d'argento, il fatto che non ci fosse una trattativa per, eh, per la consegna di Gesù ce la dice lunga, ecco, nel senso che eh, presso gli orientali si fanno delle lunghe discussioni per arrivare a concordare il prezzo di un favore o di, o, o di un capo abbigliamento o di qualcosa che si va a comprare e non ci sono preamboli e non c'è neanche trattativa e cioè, questo ci indica che Giuda eh, cercava del denaro e si era forse anche lo dico come ipotesi si era indispettito per il fatto dell'unguento sprecato e quindi voleva trovare il modo di guadagnare una somma eh, simile a quella che ai suoi occhi era andata perduta con l'unzione di Betania. E... e quelli gli fissano 30 monete d'argento. Ecco, le... 30 monete d'argento, 30 scalim, si direbbe, non erano monete d'argento del eh, Giudee, non, non era una moneta romana, eh, non rappresentavano una grande somma, montava il prezzo della vita di uno schiavo, secondo Esodo 21, 32. Così dice la nota della CEI del 2008. La, e, e quindi non era neanche una grande somma, eh, però a Giuda basta eh, per eh, tradire il suo Signore. Ecco, la persona del Signore viene eh, computata. Eh, con il valore di uno schiavo, della vita di uno schiavo. Questo è impressionante. Ecco, tutto quello, eh, la persona del Signore eh, non valeva tutta tutto l'oro del mondo, e qui viene consegnato proprio con 30 denari, 30 monete d'argento, il prezzo della vita di uno schiavo. È veramente impressionante, eh, ed è veramente meschino, chi, eh, chi fa questo è chiaro che i due testi sono in contrapposizione quello precedente e quello di oggi ecco Maria ecco, la donna che versa l'unvento sul capo di Gesù per onorarlo fa uno spreco perché sapeva benissimo che la presenza di Gesù valeva, non valeva tutta Tutte le sostanze del mondo, e quindi c'è uno spreco enorme, ecco, che indica anche l'amore di questa donna e la considerazione altissima che aveva del suo maestro, Gesù. E dall'altra parte c'è in contrapposizione eh, antitetica in negativo: eh, queste tre: c'è Giuda e queste trenta monete d'argento. Ecco, eh, e quindi sono due, due personalità: quella di Maria e quella di Giuda, che sono poste volontariamente da Matteo una di fronte all'altra in modo antitetico. Ecco anche oggi eh, per alcuni Gesù è il bene più importante che hanno nella vita, per altri non vale nulla. E, e viene disprezzato, ecco quindi eh, qui ci può essere un atteggiamento molto differente tra una, differente tra una persona e l'altra rispetto alla persona di Gesù. Ecco, perché eh, non siamo tutti uguali davanti al Signore, ma non tanto perché Lui ci consideri uno più di valore dell'altro, siamo noi che non, non corrispondiamo al suo amore, oppure possiamo corrispondere, ecco, possiamo considerarlo tutto il bene che abbiamo nella nostra vita e niente di più, e non, per tutto il resto non conta niente, oppure possiamo disprezzarlo. Qui se non c'è un disprezzo da quello che si sa dai Vangeli c'è un'avidità, una ricerca di denaro affannosa eh, di Giuda che fa impressione, ecco, molto meschina, 30 monete, il prezzo della vita di uno schiavo. Forse c'è anche un significato teologico questo, questa somma, ecco. Gesù veramente si è fatto schiavo di tutti. Ecco. Da quel momento, al versetto 16, Matteo ci dice che Giuda cercava l'occasione propizia per consegnarlo. In virtù di quel denaro, per avere quel denaro. Cosa vuol dire l'occasione propizia? Cioè vuol dire continuare. A seguire la comunità degli Apostoli e dei Discepoli per cogliere un momento di debolezza della comunità o anche di Gesù, e, e tradirlo, consegnarlo proprio in quel momento perché sarebbe stato più facile. E vedremo che poi, infatti, accadrà di notte con quando Gesù è solo con i dodici. E, e non c'è la presenza della folla che i giudei temevano enormemente. Ecco, allora si potrebbe dire che Giuda è quasi una talpa all'interno, è una talpa, come si dice oggi in gergo, nel gergo della polizia, un infiltrato ecco, che fa finta di essere in comunità ma è lontano. Dallo spirito della comunità eh, milioni di anni-luce, ecco. E per eh, qualificare il personaggio eh, di Giuda, eh, possiamo leggere degli altri testi. Ecco, Giovanni 6:70 eh, dice Gesù. Non ho forse scelto io voi i dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Scariota, Questo infatti stava per tradirlo, uno dei dodici. Ecco, perché Gesù definisce eh, Giuda un diavolo? Era un uomo, non era un diavolo. Vuol dire, è un modo di dire perché Giuda... In Giuda eh, Satana aveva molto potere e perciò anche noi uomini, quando il Satana ha molto potere in noi, possiamo diventare dei diavoli, dei veri e propri diavoli perché diventiamo gli agenti umani di Satana. E, e quindi Gesù... Eh, Conosceva bene le persone, sapeva, le conosceva in profondità, ecco. Giuda Iscariota viene qualificato come un diavolo. E abbiamo già letto Giovanni 12, 4, 6 e leggiamo un altro passaggio di Giovanni eh, che ci. Che si fa vedere il tradimento da un altro punto di vista, dal punto di vista di Gesù. Ecco, dette queste cose, quando Gesù conclude il suo discorso nellultima cena, fa il suo testamento con i discepoli, Gesù fu turbato nello Spirito e dichiarò: In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà. Giovanni 13,21 Ecco c'è questo turbamento di Gesù, ecco, stando a Primo Re 20, 25, versetto 5, eh, si tratta di uno scoraggiamento eh, unito a tristezza. Ecco, eh, questo lo, lo accenno perché poi ne parleremo successivamente per vedere eh, questo avvenimento da tutti e due i punti di vista, dal punto di vista di Giuda eh, e dal punto di vista eh, anche di Gesù. Ecco. Dopo poi Matteo mh, integrerà eh, alcuni racconti su Giuda e ne parleremo successivamente. E, però una cosa è certa, ecco, sia dal passo precedente che dal passo di oggi, è che il, 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 la pericope che parla dell'unzione di Betania e questa sono contigue, cioè sono poste da Matteo volutamente. Eh, come l'una eh, una è un'altra faccia, due facce, ecco. Eh, da una parte, l'ho già detto prima, c'è un atto d'amore eh, per cui questa donna spreca un, un guento preziosissimo e dall'altra c'è l'avidità meschina di Giuda in cerca affannosa di denaro. Ecco, probabilmente... Eh, aveva già pensato di arricchirsi per quello che poteva con la consegna di Gesù per poi uscire dalla comunità dopo che Gesù fosse stato arrestato. Eh, probabilmente, eh, lo dico come ipotesi, Gesù, eh, Giuda non, si, non, non, non aveva capito che Gesù sarebbe stato ucciso e lo vedremo dopo successivamente sempre nel Vangelo di Matteo. Ecco, allora eh, il, eh, la persona di Giuda, ecco io ne ho parlato in certi termini perché i Vangeli ci danno solo queste coordinate. Cioè, Giuda era avido, amava il denaro, pensava solo a quello. Eh, si possono vedere dei film, degli articoli, anche scritti da padri della Chiesa, che hanno fatto mille ipotesi sul, sul movente che ha spinto Giuda a consegnare il suo Signore. Hanno pensato che fosse un partigiano, uno zelote, oppure per problemi politici l'avesse consegnato. Sono cose che sono fantasie. Ecco, i Vangelici parlano solo di questo attaccamento al denaro di Giuda e che era ladro. Il testo che ho letto di Giovanni ci dice che era ladro e rubava quello che c'era nella cassa. E, e quindi si dice che praticamente Satana ha agito per mezzo di Giuda ecco, facendo leva sulla sua avidità e sul suo amore per il denaro. I ci dicono solo questo. E il piano di Satana si è realizzato anche attraverso Giuda, attraverso la passione fondamentale, la più idolatrica che ci sia, che è l'avidità, l'amore verso il denaro. Ecco, di Giuda non si può eh, dire altro. Ecco, in un altro passaggio del Vangelo Gesù eh, disse anche l'amico in cui confidavo colui che mangiava con me il pane ha alzato contro di me il suo calcagno ecco è terribile eh, Giuda aspetta il momento propizio di, un, di debolezza del Signore per poi alzare contro di lui il suo calcagno però cioè per consegnarlo eh, alzare il calcagno eh, nella lingua ebraica indica dare il colpo finale a una persona che è in uno stato già di grande prostrazione e di debolezza e quindi è una cosa, è una cosa terribile ecco e fin qui basta, Giuda per me, io credo solo ai Vangeli e faccio questa interpretazione, le altre, i voli pindarici su, su Giuda non mi interessano, rimango ai Vangeli. Però il, la pericope di oggi ci mette di fronte, e anche quella precedente, ci mettono di fronte al problema del denaro. Sappiamo che anche i religiosi di Israele, ci dicono i Vangeli, che erano attaccati al denaro. E questo, nella Chiesa, o nella, anche nel Giudaismo, ma soprattutto nella Chiesa, quando Gesù appunto, ha parlato così tanto di povertà, ecco, l'uso del denaro deve essere ben predisposto. Ecco, intanto eh, nelle prime comunità cristiane si metteva tutto in comune. Chi voleva entrare nella comunità cristiana eh, doveva lasciare tutto, darlo ai poveri oppure fare donativo alla comunità cristiana. Però doveva lasciare tutto, non come hanno fatto Anania e Safira. Bisognava lasciare tutto, fare un salto di fede e entrare nella comunità dei fedeli. E poi il denaro che c'era, perché alcuni guadagnavano, altri lavoravano, altri avevano delle offerte, veniva amministrato da delle persone elette dalla comunità. Abbiamo negli Atti degli Apostoli l'elezione dei diaconi. Ecco, però il patrimonio della Chiesa, eh, non, la Chiesa non aveva patrimonio praticamente. E eh, eh, quanti, quanti scandali ci sono stati nella Chiesa a motivo del denaro, non sto io ad elencarli, comunque sono stati tantissimi scandali che hanno portato lontano tanta gente dalla Chiesa, da Dio. Ecco, eh, se la Chiesa non è povera, eh, non è più Chiesa, se la Chiesa ha tanti immobili, se la Chiesa ha una banca che fa anche delle, eh, come si sa, delle speculazioni finanziarie, eh, questa non è più la Chiesa, è il mondo, è un'istituzione mondana come tutte le altre. Ecco, e, e quindi eh, il fatto che eh, le comunità cristiane mettessero tutto in comune era una difesa contro un pericolo gravissimo che è proprio quello del denaro, dell'avidità e dell'attaccamento al denaro. Era uno scudo difensivo, oggi non si fa più così. Eh, sono pochissime le comunità che mettono tutto in comune, c'è chi lo fa, ma la maggior parte delle altre comunità, delle parrocchie, non lo fanno, la grande maggioranza. E invece era una grande difesa, ecco, perché eh, si toglieva un problema che era quello del denaro, eh, che il denaro fa problema solo, solo per il fatto che esiste che c'è, ecco, è perché il diavolo è furbissimo a instillare nelle anime l'avidità e attraverso l'avidità Gesù viene consegnato. Come ho detto prima, il diavolo fa leva sull'avidità di Giuda per compiere l'omicidio, il deicidio. Eh, e Satana è furbissimo a usare le nostre debolezze per i suoi fini e quindi eh, nella Chiesa ci deve essere una protezione da questo pericolo che invece oggi non c'è. Ecco, eh, io concludo ecco, questa, questi spunti, eh, questa breve catechesi ricordando le parole di San Francesco e anche di altri tanti santi. Ad esempio anche Bernadette Subirou, la veggente di, di, di Lourdes, dicevano chiaramente, sia lei che San Francesco, che il denaro è la cacca del diavolo. Pace bene a tutti e buona giornata.